Ma diciamo che il nostro impegno non è neanche da mettere in discussione. In questo momento siamo anche orgogliosi di essere i garanti di tutto il sistema, perché in un momento in cui ci sono tante difficoltà da ogni parte, il mondo arbitrale è quello che con la passione, i sacrifici di sempre, le capacità degli altri, diciamo, sta tenendo veramente in piedi il sistema dal punto di vista della grande credibilità che ha il mondo arbitrale in questo momento. Pronti, i raduni si stanno completando, abbiamo iniziato a metà luglio, finiremo a fine settembre quasi. In questo momento si sta riunendo la Candia Sportiglia e il campionato è alle porte. Noi siamo pronti, i ragazzi non vedono l'ora di arbitrare, speriamo che presto si cominci a vedere il pallone che rotola e si parli di calcio e non più di chiacchiere. Ecco, la volontà è quella di evitare che ci siano quelle cose che hanno, credo, dato un colpo al cuore anche a lei, presidente per il mondo arbitrale, per quelle che sono state le partite truccate, le scommesse, gli scandali. Ma è veramente una schifezza della quale vorrei proprio evitare di parlarne, perché a questa gente più ne parliamo e più gli diamo campo. Io mi occupo per fortuna di un mondo arbitrale sano, trasparente, appassionato, e mi occupo in pratica di gente che deve andare in campo e non di queste nefandezze. Però è evidente che la cultura, l'insegnamento che noi portiamo avanti nelle nostre 210 sezioni durante tutto l'anno e poi ci ripaga anche di questi risultati, cioè di vedere ragazzi da giovani che già hanno capito come ci si deve comportare a livello associativo e proprio a livello di divulgazione delle regole del credo del calcio. Poi se ogni tanto riusciamo a scoprire anche dei bravi talenti arbitrali, questo è il nostro ruolo e il nostro scopo, però direi che in questo momento i nostri vivai sono pieni di grandi virtù.